Eccolo qua. Guarda cosa fa. Cosa fa? Cosa fa? Perfetto. No, no. Mamma mia. No! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Fortnite. Oggi andremo ad utilizzare sempre la spada di ghiaccio. Ci ho messo due ore per registrare questo video, perché in due ore solo una volta ho raccolto la spada di ghiaccio ed è quello che vedrete in questa fantastica partita. Se vorreste vedere un altro video, raggiungiamo i 3000 mi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, così non vi perdete questi bellissimi video. E adesso godetevi questa fantastica partita. Stiamo atterrando in questa nuova partita di Fortnite e qui un bel po' di gente sta andando a prendersi tipo il coso di ghiaccio, la spada di ghiaccio, quindi non posso neanche andarci perché sennò mi ammazzerebbero subito. Allora, abbiamo trovato qui un bel pompa, cerchiamo di utilizzarlo se ce la facciamo, solo che dobbiamo stare attenti perché qua c'è un bel po' di gente. C'è un bel po' di gente da tutte le parti e qua qualcuno ha piazzato una trappola. Stiamo attenti, qualcuno ha preso la spada di ghiaccio. Non so se qualcuno ha preso la spada di ghiaccio. Stiamo attenti, perfetto, uccidiamo quello e cerchiamo di camperare finché non riusciamo a fare qualcosa. Guarda quello, guarda quello. Sì, boom. No, non è ancora vivo, è ancora vivo. What? guarda lì. Allora facciamo una cosa, attenti. Perfetto, ok, uccidiamo tutti. No, perfetto. Adesso no, basta, prendi. Adesso prendiamo la spada di ghiaccio. Prendiamola, non ci credo. Sì, l'abbiamo presa, sì. Finalmente abbiamo preso la spada di ghiaccio. Non ci credo, ce l'abbiamo fatta. Ci ho messo 2 ore per registrare questo video, ma abbiamo preso la spada di ghiaccio. Ancora non ci credo. Guarda questo piccolino, dove va? Prendiamolo. Lo prendo. Guardalo come scappa. Guardalo. Fantastico. Allora, cerchiamo di ucciderlo. No. Allora, facciamo una cosa, va. Andiamo da questo e ammazziamolo subito. Perfetto. E adesso stiamo attenti che qua c'è uno col pompa. Boom. Allora, veloce. Sì. Cacchio, fantastico. Dobbiamo stare molto concentrati perché quando usi la spada di ghiaccio chiunque ti potrebbe ammazzare. Qua c'è qualcuno che si sta nascondendo. Qua qualcuno si sta nascondendo. Credo che qualcuno qua si stia nascondendo. Perfetto, boom, fantastico. E adesso cerchiamo qua di stare attenti. No. Attenzione, scappiamo via, questo qua è forte. Questo è un finto senza skin, mi ha fregato. Pensavo che fosse un senza skin e invece era un finto senza skin. Per poco mi ammazzava. Infatti quello era molto molto forte. Cerchiamo adesso di scappare via e vediamo un po' di ricaricare tutta la vita e tutto lo scudo. Se ricarichiamo tutta la vita e tutto lo scudo, forse ritorniamo a fare un po' di kills. Allora dobbiamo stare molto attenti perché sono 2 ore che sto provando a registrare questo video della spada e finalmente sono riuscito a raccoglierla. Se vorreste vedere altri video, raggiungiamo i 3000 mi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, così supportate questa fantastica serie di io che uso questa spada di ghiaccio. Veramente veramente potentissima. 6 kills, ma ne potevo fare di più se non c'era quel piccolino che mi fregava. Quel piccolino era veramente un piccolino sotto copertura, mi voleva fregare questa senza skin. Sapevo che eri forte. Infatti ho sbagliato tutto e sono quasi morto. Adesso potrei andare a pinacoli pendenti, ma vado un po' distante a pinacoli pendenti perché non ho tutta l'armatura al massimo, non ho tutta la vita e poi ho paura che questa senza skin mi stia ancora seguendo e quindi dobbiamo stare attenti. Guarda là. No, là c'è un po' di gente, ce ne sono un po' troppe di persone. Se c'era solo una persona forse ci potevo anche andare, ma mi sa che scappiamo via per adesso. Scappiamo via e cerchiamo di giocarcela con calma. Calma, finché non riempiamo tutta la vita e tutto lo scudo, perché dovete sempre pensare alla vostra vita e al vostro scudo. Visto che si ricarica, cercate di essere meno frettolosi possibile, così per non rischiare di perdere questa fantastica spada di ghiaccio. Il problema è che non so neanche se posso raccogliere qualche benda o qualche scudo, perché ho letto su internet che qualcuno ha provato a prendersi uno scudo e tipo ha perso la spada per sempre. Non voglio che succeda questo, quindi cerchiamo di non prendere niente. Là ci sono, abbiamo saltato un bel po' di scudi e un bel po' di vita, lo so, però non so se questa cosa si può fare. Non so se si può fare. Io sinceramente non voglio perdere questa spada veramente bellissima. Questa spada bellissima non la voglio perdere. Allora dove cerchiamo di andare? Andiamo in questa montagna. Allontaniamoci. Guarda là, c'è qualcuno che si sta avvicinando. Oddio, c'è qualcuno che mi sta inseguendo. Oh, là c'è un bel po' di gente. Andiamo qui sopra così vediamo chi possiamo uccidere. Guarda quello,
Quello lì sta salendo là sopra. È un piccolino o è uno forte? Non lo sappiamo. Potremmo anche rischiare di ucciderlo. Ma sì, dai. Andiamo. Andiamo e ci proviamo. Oh sì, ci proviamo. Sì che ci proviamo. Mi sa che sta provando a salire là sopra. Sì, sta provando a salire. Wow, guardalo. Guarda che piccolino. Ma cosa fa? No, è salito. No, vieni qui. Mi sono schiantato insieme a lui. Mamma mia. No, vieni qua. Dove stai scappando? Dove stai scappando? Aiuto. Mi ha ucciso con il coso. Ma non ci credo. Mi uccide. Wow. Allora, uccidiamolo. Mamma mia, è fortissimo. È forte questo coso. Dobbiamo stare molto attenti perché mi fa rimbalzare in continuazione e mi potrebbe anche uccidere. Mamma mia. Ciao. Qua potrei anche rischiare di morire. Guarda. Allora, facciamo in questo modo. Continuiamo a spaccargli il quad. Dobbiamo spaccargli il quad a questo, se no non ce la facciamo. Ciao. Mi sono stancato di aspettare. Guardate, guardate. Guardate lì. Dobbiamo aspettare che scenda, perché se non aspettiamo che scenda è un casino. Questo qua mi fa rimbalzare e mi potrebbe anche uccidere. Oh mio Dio, poi sta laggando un casino questo. Spacchiamoli il quad, va. Spacchiamoli il quad, se ce la facciamo, perché è l'unico modo. Oddio, ci vuole tantissimo tempo con questo. Niente, mi sa che scappiamo via, perché già c'è qualcuno che ci sta tirando qualche fialetta puzzolente. Lo so, me la sto giocando un po' male con la spada di ghiaccio, ma è che cacchio, sto avendo sfortuna a trovare le persone da uccidere, perché trovo solo persone forti o che usano stratagemmi strani per potermi ammazzare. Infatti questo qua mi ammazzava in questo modo, io non ci credo. Cioè, ma quel quad quanto era resistente. Gli ho fatto tantissimi 50 di danno, eppure non sono bastati, dovevo continuare a colpirlo ancora un bel po'. Allora, scappiamo via finché non ricarichiamo lo scudo e la vita. Finalmente abbiamo trovato qualcuno. Cosa? C'è qualcuno qui? What? È quello di prima. No, non è questo di prima. Non è quello di prima. Perfetto. Oddio, dove andiamo? Andiamo giù. Andiamo giù e poi andiamo più avanti, perché qua non mi piace questo posto. E qua qualcuno è appena morto. Sì, infatti quello che usava il palloncino è morto. Perfetto, saliamo qui sopra. No, aspettate. C'è qualcuno qui. Guarda, guarda. Guarda, è qui. Eccolo, eccolo. No, mamma mia. Perfetto, dai, no, cacchio, è forte questo, è forte, è forte, dai, 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 sì, veloce, sì, fischifoso, avete visto? Ha cercato di posizionarmi in una trappola per uccidermi, per fortuna che l'ho evitata. Mamma mia, stavo per morire malissimo, mamma mia, ho rischiato tantissimo con questo, ma avete visto? Le persone sono fortissime, sono veramente fortissime, e adesso la tempesta si sta anche stringendo ed è anche veloce. Cacchio, dobbiamo ricaricare la vita e lo scudo, non posso adesso combattere in questo modo, non so neanche se ce la farò a sopravvivere, lo so, è difficile, io mi sto impegnando al massimo per farvi vedere un bel gameplay divertente, ma vi assicuro che non è così facile come sembra, non è per niente così facile. Mi dispiace, ma seguo il bordo questa volta. Abbiamo fatto una kill molto difficile, molto combattuta, ma adesso devo ricaricare di nuovo tutta la vita e tutto lo scudo, perché non posso combattere senza scudo, perché qua mi distruggono. Allora, siamo rimasti in 5, abbiamo fatto 7 kills molto molto buone e abbiamo ucciso uno anche abbastanza forte, perché per fortuna che mi stava vicino, perché con l'attacco rotante, se mi stava leggermente lontano, mi sa che non ce la facevo ad ucciderlo. E poi stupido, aveva il jetpack e quindi poteva starmi sopra col jetpack e poteva sicuramente uccidermi con un colpo in testa. Eppure anche lui tipo si è agitato un po' troppo. Adesso dobbiamo capire dove sono tutte le altre persone. Due dovrebbero essere verso pinacoli pendenti. Qua non so se c'è qualcuno. Vorrei che ci fosse qualcuno tipo anche piccolino senza skin, così potrei ucciderlo facilmente, giusto per ripulire un po' il campo di battaglia. Ma credo che qua non ci sia qualcuno. Aspettate, sento un rumore strano. Aspettate, c'è un jetpack tipo per terra. Oh, sentite, c'è un rumore molto molto strano. Non so. Allora, stiamo attenti, che qua secondo me c'è qualcuno. Infatti qua ci potrebbe essere qualcuno nascosto. Io mi nascondo qui dentro due secondi. Stiamo attenti alle trappole, perché vi assicuro che le trappole fanno danno anche a me. Ovviamente, sicuramente fanno danno anche a me. Infatti quella trappola mi stava per ammazzare, ma per fortuna che questa spada di ghiaccio potentissima one shotta proprio tutto. Guardate quanto è bella sta spada, molto molto bella. Allora, qui dobbiamo aspettare che qualcuno si avvicini, perché se arriva qualcuno qui gli stacco la testa con un bel attacco rotante. È l'unico modo, perché adesso devo per forza aspettare che si riempia lo scudo. Ecco che si sta avvicinando qualcuno. Se adesso io ingaggio su questo, potrebbe arrivare qualcun altro ad ammazzarmi. Quindi diciamo che aspetterò. Aspetterò un bel po' e poi deciderò il momento esatto per attaccare. Vediamo. Se però quello lì comincia a combattere contro qualcun altro, mi sa che tipo lo uccido. Cioè, uccido uno dei due, perché potrebbe essere distratto. Vediamo cosa sta facendo.
modo. Uno ha sbagliato l'atterraggio. What? Uno ha sbagliato l'atterraggio con il palloncino. Mamma mia, questi palloncini ammazzano più i palloncini che i pompa. E fra un po', attenzione, quello, avete visto dove sta andando? Stiamo attenti, dobbiamo essere veloci e silenziosi, come dei ninja. Ecco, ho visto quello, ho visto dov'è. Perfetto, allora andiamo da questo subito, perché se questo è distratto potrei ucciderlo. E so adesso dov'è l'altro, quindi posso anche muovermi. Dov'è? Eccolo, eccolo. Guardate, guardate, sta ancora cercando. Forse sta ancora cercando me. No, ha visto quell'altro, perfetto. Dobbiamo stare attenti. Guardali, guardalo, e deve essere sceso. Non lo so, ma finalmente si stanno per scontrare. Lo so, è un po' noiosa la partita come la sto facendo, ma la sto giocando un po' d'astuzia perché non voglio morire. Voglio almeno arrivare secondo. Oh, finalmente si stanno per scontrare quelli. Io nel frattempo sto riempendo anche tutto lo scudo, giustamente. Non facendo niente. Guardali, guardalo. Io non so neanche se posso usare il launchpad. Ho paura di usare il launchpad e che mi si bughi tutto. E quindi la spada, ho paura di perderla. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Io non faccio niente, io sto qui. No, no, io voglio fare vittoria reale con la spada di ghiaccio. Lo so, non, è un po' stupito quelle cose, un po' quello che sto facendo. Ma sono agitato perché sono 2 ore che sto provando a registrare una partita. E sono 2 ore che sto sclerando malissimo per raccogliere la spada di ghiaccio. Vi assicuro che non è così facile. Quindi adesso me la gioco con calma, senza fretta, e aspetto che quei due fightino, che tanto fra 25 secondi si stringe il bordo e nel frattempo si ricarica lo scudo. Cioè, vi sto facendo un po' vedere come giocare al meglio delle possibilità con la spada di ghiaccio, perché qua le statistiche contano. Quindi se faccio vittoria reale, me la conta come vittoria reale, ed è una cosa fantastica. E finalmente posso fare l'uno contro uno, spada di ghiaccio contro questo ragazzo che deve essere un pro. Deve essere sicuramente un pro. Guardalo, guardalo, guardalo. Allora facciamo una cosa, stiamo attenti. Mi sta cercando, no? Usa il launchpad. Usa il launchpad e si butta. Perfetto, aspettiamo che si butti. Eccolo, guardate, guardate. Guardate, eccolo qua, eccolo qui. Eccolo qua, guarda cosa fa. Cosa fa, cosa fa. Perfetto, no, no. Mamma mia, no. No, sono morto, sono morto. Sono morto, veramente morto. Ho perso tutta la vita, che cacchio. Mi ha preso molto bene, mi ha preso molto molto bene questo. Ma che cacchio, non è giusto. Non è giusto. Aspettiamo. Aspettiamo, buttiamoci lontani. Buttiamoci lontani, che tanto c'è un pompa. Però dobbiamo stare attenti. Cacchio, dobbiamo ricaricare la vita e l'armatura. Abbiamo perso troppe cose. Abbiamo perso troppe cose. Oh cacchio. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. No, Rita ha vinto. No, mamma mia, mi sono impegnato al massimo ma non ce l'ho fatta. Che peccato. Ha vinto questo qua, ha fatto 6 kills. È stato intelligente, perché è bastato che mi prendesse 2 volte con il pompa, che era forse leggendario, che mi ha one shottato. Wow, mamma mia, è stata una partita intensa. Mi sono impegnato al massimo ma ho fatto fatica con la spada. Infatti la spada non è così facile, almeno io non riesco ad utilizzarla così facilmente come il guanto dell'infinito, ed è molto più difficile da utilizzare. Comunque spero che questo video della spada vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao.